amici, buon pomeriggio, bentrovati a questo appuntamento di replay, oggi 22 settembre, anche quest'oggi saremo in vostra compagnia. Buon pomeriggio immediatamente ai nostri ospiti, Franco Segreto. Buon pomeriggio Patrizia, a te e a tutti gli amici che ci seguono da casa. Buon pomeriggio Massimo Mitidieri. Buonasera, grazie dell'invito. Buon pomeriggio ad Adriano Fiore. Buon pomeriggio a voi. Giocatore del Rende Calcio, ex Cosenza Calcio, parleremo naturalmente con te non solo di Serie D ma anche di Lega Pro. E poi abbiamo Medeo Di Tillo, che è il presidente Lega Calcio Amatori Cosenza, coordinatore provinciale WISP Lega Calcio. Dico buonasera, giusto? Buonasera a tutti. Buon pomeriggio, buonasera Medeo. Allora, senza perdere tempo, perché veramente l'appuntamento è davvero molto ricco, immediatamente facciamo un po' il punto della situazione con le schermate per quanto riguarda la Lega Pro, così le commenteremo insieme ai nostri ospiti. Possono partire, perfetto, grazie. Aversa 0, Savoia 2, Benevento Foggia 2-0, Juve Stabia Barletta 3-1, Lecce Regina 2-0, Martina Franca Ischia 2-2, Amelfi Catanzaro 4, Amelfi 2, a Messina Matera 5, Messina 0, Cosenza Lupa Roma 1-2, Paganese Casertana 0-2, Vigor Lamezia Salernitana 0-1. La prima cosa che mi viene in mente sicuramente la giornata delle vittorie in trasferta, però singolarmente vorrei sentire il risultato a sorpresa. Franco Segreto. Sicuramente la vittoria in trasferta per 5-0 della squadra di Auteri, mi riferisco al Matera che è andata a violare il San Filippo di Messina, che il Messina veniva da quella vittoria di cui abbiamo parlato a Reggio Calabria, quindi 5 gol, poi nei primi 45 minuti insomma mi hanno fatto un po' pensare, evidentemente la squadra di Auteri, il Matera in questo momento ha preso la giusta strada e il Messina è incappata in una giornata no. Tutto qua. Massimo Mitidieri, sì, scegli anche tu la partita a sorpresa della, vabbè, viene da dire la domenica, sì, ma in realtà è da venerdì che c'è questo spezzatino. Sì, nonostante le tante vittorie fuori casa, confermo quello che ha detto Franco, ma non tanto per la vittoria del Matera contro il Messina che ci poteva stare, più per il dato numerico che non tanto per la vittoria del Matera. Non dimentichiamoci che il Matera ha investito molto in questo campionato ed è una formazione che sicuramente dirà la sua in questo girone. Adriano Fiore. Sì, diciamo che la vittoria del Matera è altasonante, quindi Messina, ho letto anche qualcosa di Ferrigno, ha detto che non ho riconosciuto la mia squadra, però ahimè sorprendentemente per me anche la vittoria della Lupa Roma sul Cosenza, perché comunque la Lupa Roma è una squadra che viene comunque dalla Serie D e che ha mantenuto un organico più o meno di Serie D, quindi rinforzati sì da ottime profilo individualità, basso, però secondo me una vittoria a Cosenza per una squadra come la Lupa Roma è sempre un grosso colpo. Amedeo, qual è secondo te invece la squadra, o magari sei d'accordo con qualche ospite? Ma io, la sorpresa per me è stata la Salernitana con Vigor Lamezia, e poi mi collego ad Fiore, io credevo in un pareggio comunque del Cosenza, con non una vittoria ma mi sarei accontentato di un pareggio, sinceramente. Allora, andiamo con ordine. Intanto vediamo un attimo la classifica e poi iniziamo a commentare le compagini calabresi. Vediamo quindi la classifica dopo 4 giornate. In testa Catanzaro, Benevento, Salernitana, Lupa Roma 10, Lecce, Juve Stabia 7, Matera, Barletta 6, Casertana, Vigor Lamezia 5, Savoia, Foggia, Regina, Messina 4 punti, Ischia, Melfi 3 punti, Aversa, Cosenza 2, Martina Franca, Paganese 1 punto. Iniziamo, possiamo anche vedere le immagini della partita Lecce-Regina. Allora, iniziamo a parlare di questa partita non tanto della sconfitta, anche se in realtà bisogna parlarne, ma di una Regina praticamente inesistente. A parte le due azioni di Michele nel primo tempo, sostituito poi nel secondo, cioè la Regina non ha fatto poi un tiro. Sì, ma pure Cozza. C'è da preoccuparsi. Sì, sì, hai ragione Patrizia. Pure Ciccio Cozza, l'allenatore, si è lamentato perché ha giocato sì e no meno di un tempo e ha subito tantissimo, specie sulle palle native, la veemenza della squadra di Lerda, quindi del Lecce. In più occasione poi c'è stata questa traversa che abbiamo visto, il Lecce meritava di passare in vantaggio, poi non dimentichiamo che davanti c'è gente come Miccoli, come insomma ha fatto la differenza, sono giocatori, voglio dire, di categoria superiore. Ecco, questa è l'unica, vediamo questa ripartenza, che lì Di Michele mette una palla bellissima al centro, ma Massini arriva con un attimo di ritardo. E poi quest'altro, ecco, tiro poi non c'è sempre di Massini, nulla. Poi si è fatto male anche Di Michele, ha un problema molto serio, dicono, al ginocchio, quindi sarà una perdita per la Regina e speriamo che non ne abbia per lungo tempo. E diciamo che la differenza in campo si è vista e la Regina paga lo scotto del noviziato di avere una squadra molto molto giovane.
Massimo, una regina a questo punto in questo campionato forse che non ti aspetti, anche perché non dimentichiamo anche il campo interno con il Messina. No, attenzione, la regina è una squadra estremamente giovane, escluso Di Michele, l'attuale presidente, perché è ritornato presidente Foti, non ha investito molto in questa stagione, quindi ha lasciato il solo Di Michele a fare la chioccia a questo gruppo di ragazzi. Dispiace perché intanto se fosse entrata quella palla di Di Michele probabilmente la partita avrebbe avuto un decorso diverso. È un ulteriore peccato il fatto che comunque la regina ha subito moltissimo sulle palle inattive e quindi nel primo tempo specialmente quei traversoni, soffermiamoci prevalentemente sui calci d'angolo, tagliati da Miccoli, ha messo in difficoltà la difesa. Viene da sé che ha tentato la regina nei primi 45 minuti, nei secondi 45 minuti, come dice il buon Franco Segreto, non pervenuto la regina, quindi di conseguenza per il Lecce è stato facile ottenere il raddoppio e portare a casa un risultato utile. Possiamo dire sconfitta meritata, anche se, certo, se duole non è un termine appropriato, però diciamo che insieme a Cosenza sono due sconfitte giuste scaturite del sabato scorso. Adriano, e invece dalla regina passiamo al Catanzaro. Chi invece praticamente non sta deludendo le aspettative è il Catanzaro, che anche ieri ha vinto a Melfi per 4-2. Sì, il Catanzaro sta mantenendo quelle che sono le aspettative, una squadra costruita comunque con criterio, allenata, molto ben allenata da Moriero, che comunque ha tantissima esperienza per la categoria, e si stanno dimostrando anche abbastanza in forma, perché comunque a Melfi, andare a Melfi e fare 4 gol non è facile. Melfi comunque è sempre stato un campo piuttosto difficile, quindi stanno facendo veramente bene, nonostante abbiano infortuni. Perdevano 1-0, Adriano? Sì, sono andati solo, però è chiaro che è una squadra poi con giocatori in grado di fare la differenza, con esperienza sono riusciti anche a ribaltare i risultati. È chiaro che una squadra come il Catanzaro ci può stare che, cioè, ci si aspetta una reazione anche andando sotto contro una squadra come il Melfi, quindi nonostante poi le perdite di Camarà all'inizio stagione stanno dimostrando veramente di avere un organico competitivo. Perché giocano senza punta centrale, sì, concordo perfettamente con quello che ha detto l'amico Adriano Fiore, il Catanzaro in effetti e sta rispettando quelli che erano i pronostici della vigilia, così come le altre squadre che sono al comando. La Lupa Roma in questo momento è la squadra che si è inserita. Catanzaro, che dire, è un organico di primo ordine, sono stati spesi tanti soldini da parte del presidente Cosentino ed è giusto che la squadra poi rispecchi in campo i valori, perché c'è gente di categoria superiore, insomma, che gioca in questo Catanzaro, parliamoci chiaro. Ci hanno un obiettivo che è quello della vittoria del campionato e vedremo cammin facendo quello che succederà. Comunque una squadra ovviamente dal punto di vista della caratura tecnica sicuramente superiore alle altre. Massimo, colpo esterno della Salernitana alla Lamezia contro la Vigor. Ecco, mentre dicevo che Regina e Cosenza tra virgolette hanno meritato la sconfitta, la Vigor Lamezia dispiace perché ha subito la rete proprio in zona Cesarini. A detta di tutti sarebbe stato un risultato di parità, sarebbe stato il risultato più giusto, e purtroppo questo è il classico campionato dove non ti puoi permettere assolutamente di sbagliare, perché specialmente contro squadre come Benevento, Lecce, Salernitana, Casertana, se al primo errore vieni punito, quindi concordo quando viene detto che purtroppo contro queste fortezze devi giocare sempre al 110%. La Vigor Lamezia è un po' la partita che c'è stata ieri tra Genoa e Lazio, in parole povere la Vigor Lamezia poteva sbloccare il risultato, ne è uscito fuori questa vittoria da parte della Salernitana, ma veramente non si può dire nulla a questi ragazzi della Vigor Lamezia. Ricordiamo che anche la Vigor Lamezia, e complimenti a Maglia per aver messo su un organico veramente di tutto rispetto, e complimenti anche ad Unerra, che noi conosciamo benissimo ai tempi del Gerbison, e quindi è un giocatore, un allenatore di buona caratura. La cosa
che fa senso sotto alcuni aspetti, e che se poi tu vai a vedere un attimino la classifica, dopo solo 4 giornate già si è definito. Cioè praticamente se tu togli la Lupa Roma, che doveva la Casertana, no, diciamo neanche in Matera, forse la Casertana che avrebbe dovuto essere in quella zona alta, non prima in classifica. Sta arrivando, dicevo, il Matera. Però abbiamo una classifica che si è già ben definita, quello che era detto sulla carta ora si identifica tranquillamente nella classifica. Allora, per voi di Eroli, avete parlato qualche istante fa, vediamo quello che ha detto i nostri microfoni immediatamente dopo la partita, giustamente arrabbiato perché non meritava la sconfitta. Vediamo. Io penso che è una partita che se finisce 0-0 non c'è nulla da dire. Abbiamo avuto delle fasi positive del match nel primo tempo noi, alcune fasi positive della Salernitana nella fase centrale del secondo tempo. Mi sembra che l'ultimo quarto d'ora la partita è scivolata via su uno 0-0 che ci stava tutto. E poi su una palla lunga Khalil si è inventato il jolly del sabato, in questo caso, e sapevamo della qualità importante di questi giocatori. Nel complesso abbiamo concesso poco, però basta poco poi anche per perdere, e quindi sapevamo, però per larghi tratti abbiamo giocato alla pari. È contropiede, stiamo ripartendo con Improta, se non sbaglio a metà campo, loro hanno riconquistato, hanno tirato palla in avanti, adesso non ricordo neanche se era una palla messa volontariamente, è stato un rilancio, adesso non la ricordo precisamente. Sta di fatto che Khalil ha fatto un bel gol e la Salernitana vince e il Vigor la Lamezia perde. La Vigor non ha indietreggiato, c'è una qualità diversa, e quando ci sono giocatori in campo con qualità diversa subisci anche la personalità degli stessi, quindi, però mi sembra che abbiano fatto 2 tiri da lontano, non ricordo altro onestamente. Se ritorniamo in studio e chiudiamo il capitolo per quanto riguarda la Vigor Lamezia e iniziamo a parlare proprio per quanto riguarda il Cosenza, però Elio Principato mi ricorda ricordare un po' il giro di parole, un ex presidente del Cosenza, anche se in realtà è stato poco, però Emilio Pellicori, che come purtroppo, caro amico d'infanzia, è venuto a mancare. È venuto a mancare proprio in questi giorni, quindi proprio Elio Principato mi ricordava proprio di esprimere anche da parte sua e da parte di tutti i tifosi, alla famiglia, è vero. In questo cordoglio, quindi un saluto a tutti i familiari naturalmente di Mino Pellicori, una persona veramente squisita, un signore come si suol dire. Torniamo a parlare di calcio, giocato, insomma penso che la partita di sabato in anticipo contro la Lupa Roma ha lasciato più di uno strascico, vero Franco? Sì. Una partita che, una non partita del Cosenza, non saprei neanche come definirla. Ma guarda, io sul Corriere dello Sport l'ho definita il Cosenza, ovviamente la Lupa Roma niente da dire perché ha fatto la sua onesta partita, nulla di trascendentale. Però aveva almeno un'organizzazione di gioco e si è visto in campo un 4-3-3, diciamo che ha svolto in maniera discreta. Per quanto riguarda il Cosenza, Patrizia, per me è un disastro. Un disastro perché ho visto una squadra senza idee e ferma proprio sulle gambe. Arrivava in ritardo sia sulle prime che sulle seconde palle. Dicevo senza idee, poco nervo. E anche dopo il rigore di Mocero, quando una squadra poi cerca, come è successo magari col Foggia, una reazione per cercare di arrivare al 2-2, non c'è stata, come se fosse, diciamo, una partita di fine campionato, una squadra con poco morale, o col morale sotto i tacchi se vogliamo, e con poco mordente. Io ho chiesto a Cappellacci anche in sala stampa il perché di questa involuzione, perché forse è l'unica gara che, dove il Cosenza, diciamo, ha giocato discretamente bene, e non me ne voglia Cappellacci, è stata la prima a Salerno. Io non concordo assolutamente con lui per quando sostiene, neanche dopo Barletta, quando sostiene che a Barletta, esattamente, l'abbiamo vista tutti la partita. Patrizio, è un momento particolare perché una squadra che subisce 8 gol dall'inizio del campionato imbarca gol in casa da tutte le parti, 2 col Foggia, 2 con la Lupa Roma, che come dicevano inizialmente prima il collega Mitidieri e anche Adriano Fiore, è una squadra che viene dalla Serie D, insomma, se affrontata forse con la squadra dell'anno scorso il Cosenza avrebbe quantomeno pareggiato. Poi senti la gente che magari mugugna, a fine partita c'è stata la contestazione giustissima a mio avviso della curva,
poi dopo 10 minuti di conciliaboli i ragazzi hanno dato le maglie e si è cercato, come dire, di ricucire lo strappo, però io penso che questa squadra deve dare il meglio di sé, a cominciare dalla gara di mercoledì dopodomani contro la Casertana, altrimenti si imbocca una via che sarà una via veramente brutta, 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 e sarà un tunnel, cara Patrizia, lo dico qui, dopo la quarta giornata, senza via d'uscita se non si corre ai ripari. Allora Massimo, a me viene da definire questa squadra una squadra senza anima. Non so se... Come definirla? Poi entreremo nei dettagli, nei particolari della prestazione di queste prime 4 partite, chi è salito sul banco degli imputati. Intanto ho lanciato su un piccolo sondaggio, lo ricordo in modo tale che se qualcuno volesse andare sulla pagina di replay di Facebook a chi attribuire le colpe, la colpa o le più colpe, o più colpe, a partire da Guarascio, cioè al presidente Guarascio, all'allenatore Cappellacci, ai giocatori, al direttore sportivo Meluso. Se volete dite la vostra e tra qualche istante poi leggeremo anche i vostri commenti. Un commento, lo chiedo a te Massimo, su questo Cosenza, sul Cosenza di oggi, non il Cosenza di sabato, il Cosenza adesso. Il Cosenza adesso per me, per quanto mi riguarda, è un malato che ha subito una patologia e i medici non sanno quale farmaci usare per risolverla. In parole povere. Mi verrebbe da dire, forse sono troppo costosi questi. No, nel senso che, sai, quando la piazza, parlo della piazza di Cosenza, a fronte di queste prime 4 prestazioni, si va a esprimere un giudizio assolutamente legittimo e si cominciano a diluire quasi equamente le responsabilità, presidente, direttore tecnico, allenatore, preparazione, giocatori, vuol dire che probabilmente non hai trovato il farmaco giusto per debellare questa malattia. Perché sai, molte volte succede che quando tu vedi una prestazione, tu puoi puntare l'indice su questo o al massimo 2 opzioni puoi avere. Nel caso di Cosenza, addirittura, io sinceramente non ho compreso, si è toccato fino anche il presidente Guarascio, cioè la curva ha incitato negativamente nei confronti di Guarascio, al quale Guarascio onestamente a bocce ferme, perché ora grazie al cielo sono passate 48 ore, perché se tu mi avessi fatto la domanda a caldo avrei dato forse un'altra risposta, possiamo dire che l'unico negatività o colpa da imputare a Guarascio è quel forse di aver fatto firmare un biennale a Cappellacci, ma al di là di questo penso che il presidente Guarascio sia stato estremamente chiaro, cioè ha detto chiaramente inizio stagione questo è il budget molto risicato, dobbiamo cercare di salvarsi, tant'è che la piazza di Cosenza ha accettato questo suo volere, questo suo pensiero. Rispetto ad altri che era anche risicato, però ci sono squadre denota anche, perdonami Patrizia, anche una certa maturità da parte della piazza di Cosenza, perché sai, forse in altri anni presentarti semplicemente dicendo noi dobbiamo cercare di salvarsi, non lo so se Cosenza l'avesse accettata questa proposta. No, ma ha accettato, diciamo, la chiarezza dell'obiettivo finale. Perfetto. A questo punto che cosa succede? A questo punto tu hai la partita contro la Lupa Roma, una partita assolutamente inguardabile, dove veramente diventa proprio difficile per il cronista, e noi siamo cronisti, cercare di dare un senso a questa partita, di dare una logica, di cercare di capire se è stato sbagliato i cambi, la formazione, l'assetto. Non hai risposta, cioè non sei nelle condizioni di poter definire esattamente una partita che... Per quanto mi riguarda, dopo 18 minuti del primo tempo era già segnata, cioè tu vedevi una supremazia territoriale, specialmente a centrocampo, assolutamente disarmante. L'assoluta mancanza di verve da parte dei giocatori, quasi come se fossero delle vittime sacrificate. Quindi praticamente poi quando tu attacchi il presidente, la squadra, Cappellacci, Meluso, vuol dire che probabilmente noi non siamo riusciti a capire. Ma la cosa che mi preoccupa è che forse all'interno dello spogliatoio non si è capito realmente la cosa. È quello il problema. Allora facciamo una cosa, andiamo con ordine, poi se voglio sentire anche Adriano,
Nuccio ci scrive, l'unica cosa gentilmente, dei messaggi posto un po' più brevi perché siete veramente tanti. Buongiorno, per me la colpa va divisa in parti uguali, certo che sabato ho visto in campo una squadra senza cuore, senza cattiveria, quindi va data la scossa a Cappellacci subito a casa. Poi Francesco ci scrive che secondo lui la colpa è di tutti e quattro. Quattro io intendo, i quattro elementi, Guarascio, Cappellacci, il direttore sportivo Meluso e la squadra. Anche Stefano il 25% a testa, poi Luca ci scrive tutte e quattro le risposte, anche per Federico responsabilità insolito, non può essere altrimenti, responsabilità che discendono dalla natura stessa delle funzioni svolte all'interno dell'organizzazione, responsabilità cascate in ordine ai ruoli gerarchici ricoperti, non era questo l'anno per giocare alla roulette russa, urge un cambiamento veloce, altrimenti si rischia il suicidio sportivo, anche i giocatori sono responsabili con quel questi siamo, ma siamo impazziti, il Cosenza non è una bancarella. Prima di andare avanti, ecco, questi siamo, e anche il CAP. Patrick, è successo la settimana scorsa, dopo la partita con il Barletta, questi siamo, ma questi giocatori, chi li ha scelti, chi li ha voluti, chi li ha portati? E allora, questi giocatori... Allora, soltanto che c'è un budget, non sappiamo. Gliel'abbiamo chiesto a Meluso, mi pare, la volta scorsa, no? Lui ha detto che questo è al di là, dico, gli ho fatto la domanda. Tra poco io, poi sentiremo... Al di là, se sta il budget era risicato o meno, lui ha detto che questi calciatori sono stati acquistati in condivisione con Cappellacci e con il presidente. Il presidente... non mi pare che poi, voglio dire, conosca molti giocatori. Questo apre e chiude una piccola parentesi. Lo stimo, diciamo, moltissimo il presidente Guaracci, ma per quanto riguarda la natura tecnica dei calciatori non mi pare che possa essere messo all'altezza di un direttore sportivo o di un direttore tecnico, come si chiamava all'epoca. Detto questo, Patrizia, il budget risicato. Tu, Meluso, mi porti a casa determinati calciatori, io Cappellacci dico di sì. No, e allora la cosa non va bene, ecco, perché i tifosi giustamente dividono le colpe poi tra il Meluso, tra il Cappellacci e tra il presidente. Presidente perché ha messo a disposizione una quota, diciamo, un budget risicato, quello che ha scelto determinati giocatori che al momento non sono da Cosenza e non stanno offrendo quelle prestazioni che magari la tifoseria, gli addetti ai lavori, noi altri magari avremmo gradito, anche per la classifica stessa. Detto questo, tanti i tifosi, come dicevo prima, scrivono poi magari anche in privato chiedendo di Frattali che sta facendo panchina ad Avellino, chiedendo di magari di Guidi che gioca altrove perché non è stato preso, magari chiedendo di Bigoni che una settimana fa, come dicevo poc'anzi, ha firmato per il Sant'Arcangelo. È una squadra che in questo momento sta facendo fatica, molti i giocatori non si sono calati in quelle che appunto sono le pieghe di questo campionato di Lega Pro Unica e molti, cara Patrizia, lo dico e me ne assumo la responsabilità, non sono adatti a questo campionato. Io ieri per provocazione, ma non per provocare, ho messo sulla mia pagina di Facebook un post in cui dicevo ma i giocatori li abbiamo in casa, Cosenza e provincia, abbiamo Adriano Fiore, abbiamo Andrea Musacco a sinistra che sicuramente fa meglio di Bertolucci, al quale non ho visto fare una diagonale di chiusura per esempio, oppure che ti posso il Catalano in mezzo al campo che sicuramente è meglio di quelli che abbiamo noi in questo momento in organico, o magari un piemontese che lì magari vicino a Mocero ti fanno un mare di gol. Ecco, allora, con Adriano non possiamo parlare tra poco. Io mi sono espresso così, qualcuno ha preso per provocazione, io dico magari li avessimo avuti in organico. Però mi viene da dire, Massimo, ma questi giocatori sono così realmente scarsi? Sassano, parliamo di lui perché poi fondamentalmente abbiamo visto un giocatore fermo, un giocatore lento, allora, quando un giocatore voluto da Roberto Cappellacci. Anche Corsi. Ce ne sono cori. Parliamo di alcuni giocatori, ma questo perché inevitabilmente dopo quattro partite, e soprattutto dopo, non le quattro partite, perché una sezione normale probabilmente, insomma, a parlare di colpevoli dopo quattro partite, però dopo due sconfitte, due pareggi, soprattutto dopo quattro non partite, voglio virgolettiamo, insomma, necessariamente dobbiamo parlarne, però lo dobbiamo fare dopo la pubblicità, tra poco. Seconda parte di replay, siete in tanti che ci state mandando i messaggi. Allora, tra qualche istante
sui giocatori, però fondamentalmente dobbiamo arrivare a parlare di Cappellacci, perché adesso, insomma, anche dai messaggi che ci arrivano, ma parliamoci chiaro, anche allo stadio sabato, insomma, se ne è parlato, che tra i più colpevoli, maggiori colpevoli, la percentuale maggiore viene data a Roberto Cappellacci, che adesso magari parlarne così è facile, dopo quattro partite, però poi metti un mosaico, un pian piano dei puzzle, che è stato sempre una persona un po' curiosa, che non gli è mai andata bene, dicevamo, il San Vitino non andava bene per la preparazione, la Calabria, la Sila non andava bene, doveva avere determinate condizioni, come dicevamo, le altre squadre vengono in Sila qui, lui no. Poi è normale che poi quando la squadra va male ci si mette a guardare anche questo. Non si è capito se la squadra non lo segue più, è vero, c'è un biennale, non si capisce perché alla fine di una partita giocata male, persa di brutto, dice che si è giocato bene. Questi siamo, e quindi fa capire che manca qualcosa, manca qualcuno. No, l'ha detto, lo ha detto, dobbiamo essere onesti, lo ha detto. Che manca un centrocampista e un attaccante esterno, questo lo ha detto. Allora, se questo è il centrocampista virtuale, attaccante... È difficile ad arrivare da qui con la rosa risicata fino al dicembre, poi all'apertura del calcio mercato invernale, ma pure l'amico Alessandro Erra dice mangiamo pane e mortadella perché hanno una rosa risicata, sono partiti per la salvezza e Fabrizio Maglia probabilmente avrà speso meno del budget del Cosenza. Sentiamo Roberto Cappellacci cosa ha detto immediatamente dopo la partita, così commentiamo insieme. Oggi era caldo e quindi si è ancora accalorati, poi la sconfitta non aiuta e quindi nulla. Questa squadra, mister, almeno come la vediamo noi, sembra faticare a costruire gioco. Che cos'è che non va veramente? Ma che faccia fatica a costruire gioco non è facile neanche per gli altri, perché... insomma, non è che poi la Lupa Roma abbia costruito tutto questo gioco rispetto a quella che è stata la nostra partita. Per quello che mi riguarda, al di là che c'è tutto da criticare anche da quel punto di vista, la cosa invece che insomma, mi spaventa un po' di più è questa fragilità che denotiamo durante le partite, sia nella gestione della palla, ma soprattutto quando la palla non ce l'abbiamo, perché gli avversari vanno troppo facilmente in zona pericolosa, insomma, quando noi invece comunque siamo messi anche bene in campo, perché non si debba subire dei rischi, invece ci succede di correre dei rischi e di prendere dei gol insomma, in una maniera dove è troppo facile per gli altri, ho questa sensazione. Mister, ha detto che una nota positiva c'è, il fatto che comunque siamo a due punti ma siamo all'inizio del campionato. Vabbè, questo era per rispondere a un discorso che è chiaro che in questo momento si vede tutto nero, perché la squadra sta facendo fatica, sta perdendo e quindi è facile, insomma, criticare e trovare l'aspetto negativo. E ho fatto la considerazione che comunque un aspetto positivo c'è, che comunque siamo agli inizi e che questa è una squadra nuova che ha bisogno di un po' di tempo, che poi magari avrà comunque difficoltà comunque a fare questo campionato, ma comunque non bisogna buttarci insomma, tutte le croci addosso, perché c'è bisogno di pazienza, di lavoro e di stare sempre, insomma, concentrati su quello che è il nostro lavoro. Dopo un anno in cui i tifosi l'hanno esaltata, adesso arriva la prima contestazione. Sì, ma io non credo che sia stato mai tanto esaltato, sono sempre stato considerato forse il giusto e poi l'anno scorso si vinceva, quindi era più difficile magari trovare le critiche. Quest'anno è giusto che ci siano le critiche, perché la squadra perde, non sta giocando bene, subisce troppo e di conseguenza i responsabili di questa situazione sono per prima io e io mi prendo quelli che sono i rimbrotti o le critiche che possono arrivare dall'esterno. Cerco di fare del mio meglio, ma di più del mio meglio io non riesco a fare. Di
più del mio meglio io non riesco a fare. Ha detto tutto, non ha detto niente. Ci sono dei primari che non riescono a capire. Ci ha fatto capire la difesa, che è un colabrodo, che è praticamente... Ha parlato di fragilità. Ha parlato di fragilità, della Lupa Roma che ha fatto poco e niente, che non ce la gioco, ma ha vinto però poi per due reti a una. E quindi praticamente noi non siamo gli allenatori, l'allenatore è lui. Da dove parti? Riavvolgiamo un attimo il nastro, sì, perché è importante a questo punto riavvolgere un attimo il nastro. Allora, vediamo il Cosenza Calcio lo scorso anno. Lo scorso anno il Cosenza Calcio in casa, se togliamo il primo tempo contro la Vigor Lamezia e un quarto d'ora contro il Foggia, il Cosenza non ha mai dato prestazioni di alto spessore. Quello che ha ottenuto fuori casa è stato il là alla conservazione della Lega Pro. Ricordiamoci che le prime 10 giornate fu usato il termine fortuna in 10 occasioni. Anche lui, sì. Avevamo un Frattali in più in porta, un Guidi in più, è scaturito il fatto che il Cosenza ha trovato un buon filotto e ha vissuto quasi di abbrivio fino al termine del campionato. Quest'anno è cambiata la squadra, è vero, sono cambiati gli attori, ci mancherebbe altro. Allora io entro un attimino nel merito tecnico. Allora, se tu ingaggi un personaggio come Zeman, sai a cosa vai incontro. Lui predilige i ragazzi e crede fortemente nel 4-3-3. E non ci sono santi. Buona non norma. Mi dire che il presidente non è uomo di pallone, non è uomo di calcio. È buona norma. Escluso. Tiberi è arrivato prima Cappellaccio e poi Meluso. Sì, quindi è buona norma, escludendo il Zeman, che è quello che è un personaggio. Di solito che cosa succede? Che c'è un allenatore che decide di attuare il proprio modulo tattico, si rende conto in corso d'opera che forse quel modulo tattico non si confà alle caratteristiche dei giocatori che ha in quel momento. Tu pensi che ci siano allenatori che ripensano, rettificano e modificano il loro credo? Io dico che ci sono delle condizioni in cui forse se tu prendi un giocatore che doveva avere adatto determinate caratteristiche e non è adatto a quello che tu vuoi, perché le dichiarazioni di Cappellacci sono state chiare. Cappellacci ha detto: io più di quello che dico non posso dire, quindi vuol dire che dall'altra parte non recepisci, e tu sei il giocatore, non recepisce quello che è il dettame che l'allenatore dice nel corso della settimana. Allora dico io, vuoi andare a vedere un attimino, di riassettare un attimino la situazione? Perché parliamoci chiaro, qua al di là delle responsabilità dobbiamo tirare a campare fino a dicembre, di riffa o di raffa, qui dobbiamo andare fino a dicembre. Cappellacci dice qua si vede tutto nero perché le cose sono negative. No, io dico che se un drappo è nero, c'è poco da fare. E non è in questo momento sparare verso il morto, vuol dire come ho detto precedentemente. C'è una malattia, cerchiamo quantomeno con antibiotici di tamponare questa infezione, che non deve essere dilagante, perché nel momento in cui sarà dilagante, e per dilagante io intendo mercoledì prossimo e domenica prossima, domenica alle ore 20 non so che cosa può succedere. 45 però, a domenica, no, scusami, non lui diceva dopo la no, sto parlando mercoledì alle 20:45 fra due partite, e peraltro sì, il guaio è che incontreremo due forti formazioni, certo, quale la Casertana e il Catanzaro. Domenica alle ore 20 non so effettivamente se questa moderazione che stiamo avendo, ma assolutamente non voglio incitare ci niente, dico semplicemente di cercare di modificare qualcosa, perché Meluso di più non può fare niente, nonostante lui si è assunto le sue responsabilità. Sì, tra poco lo sentiamo e commentiamo anche le sue parole. Il presidente ha detto, io da quello che ho capito Soldini non ne tolgo più, e gli unici due attori sono rimasti Cappellacci e i giocatori. Che poi potremmo anche dire qualche cosa di quello che è successo sabato, perché è anomalo. Allora dopo ne parliamo, sabato. Intanto voglio sentire Adriano Fiore, se c'è un allenatore... Capita, tu naturalmente parli da giocatore, da calciatore, spesso e volentieri capita che voi non recepite quello che l'allenatore... Che succede? È difficile dire, ma... Può succedere. È chiaro che non è male se succede una partita, è male se succede più volte, che significa che
è una sconfitta in primis dell'allenatore. Non riesce a inculcare quelle che sono le sue idee ad una squadra, ma io credo che in questo caso, almeno a mio giudizio, l'anno scorso credo che il mister abbia inculcato una mentalità e il Cosenza abbia costruito una squadra. Era un campionato anomalo, era un campionato diverso, però mi sembra che abbia dettato delle leggi, cioè non voleva assolutamente giovani, voleva una squadra esperta. Tant'è vero che tanti ragazzi giovani nel settore giovanile sono stati poi allontanati, quindi voleva assolutamente una squadra di esperienza. Quest'anno forse il campionato è decisamente più forte rispetto all'anno scorso, c'è una squadra più o meno più giovane rispetto all'anno scorso, e secondo me in queste scelte magari qualche giocatore non si sta rivelando per quelle che sono le sue aspettative, però... Però dei giocatori io dico che comunque scelti da lui, da Meluso, perché ripeto, a quelli che stanno facendo veramente male. Prima parlavamo di schemi, se un allenatore, visto che parlavamo di schemi, ha in mente il 4-3-3, vai a prendere giocatori per il 4-3-3. Sì. Se ti rendi conto che il giocatore non è adatto, è chiaro che lì c'è un errore. Poi, da qui a dire che questo è il problema, no, perché il Cosenza sta denotando una mancanza veramente di grinta, di determinazione, affronta le partite in maniera morbida, cosa che comunque non è successa alle prime due partite, perché a Salerno sotto di un gol e col Foggia sotto di due, hai comunque... Però in superiorità numerica. Sì, però hai comunque una reazione. Invece nelle ultime due partite sembra che il Cosenza si sia lasciato andare a quelli che erano gli eventi. Mi fate vedere gentilmente le immagini finali della contestazione con Manolo Moscero, l'unico cosentino doc poi fondamentalmente rimasto. Anche questa è una scelta un po' che ha fatto discutere, perché poi, insomma, volere o non volere, ripeto, ci sono delle cose che ritornano, parlando per esempio del preparatore dei portieri con l'allontanamento di Franco Viola, altro cosentino, anche perché poi, insomma, lo staff tecnico nuovo, l'anno scorso c'era fatto veramente bene con Gigi Frattali, adesso, insomma, sabato, il secondo gol, parliamoci chiaro, colpa, è un erroraccio. Comunque dicevamo, qui si è parlato del fatto che Cappellacci non sia andato sotto la curva. Spero che non è andato, non l'ha mai fatto, però quello che voglio dire io, quando si vince non c'è bisogno di interagire, di confrontarsi. No, Patrizia, probabilmente sta, quando immagine, si perde si, magari... Patrizia, questa immagine ci sta, cioè i giocatori che vanno sotto la curva. Lo accetto per... Chiamati da Manolo Moscero. Sì, lo accetto per 4 minuti, 5 al massimo. Poi i giocatori se ne devono andare, può rimanere Manolo Moscero a parlare con i tifosi. Ma la squadra se ne deve andare. Se ne deve andare perché in questo momento la squadra è identificata nella società. E se tu continui a rimanere per più di 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti sotto la curva, con Cappellacci che è seduto alla panchina, tu trasmetti il messaggio sbagliato. È vero che non è andato negli spogliatoi, poi sì, dopo a fine sembrerebbe partita. Di sì, perché sembrerebbe di sì, perché ha detto che non ha parlato con il giocatore. Non stabilità, secondo me. Come vedeo? Non stabilità anche, secondo me, dal punto di vista dirigenziale poi, no? Vuol dire che poi tu ascolti di più i tifosi e non ti identifichi, come diceva lui, la contestazione, cara Patrizia, ci sta tutto, come ho detto prima, è se giustissima. Se non si polemizza e si contesta perché adesso. Giustamente, insomma, gli ultà, lo zoccolo duro, l'abbiamo sempre sottolineato, insomma, sono quelli che poi seguono insieme a tanti altri tifosi il Cosenza, pure in trasferta. È chiaro che si sono sentiti offesi, come ci siamo sentiti offesi noi di questi attori che ho definito sul Corriere dello Sport non protagonisti, insomma. Meluso in sala stampa ha detto: se il problema sono io me ne vado. A Cosenza succede. Ha messo a disposizione, ecco, esattamente quella che ecco, è la sua carta. Si è messo in discussione e ha detto: se il problema sono io me ne vado. In genere, e lo abbiamo detto spesso e volentieri, in un iter di una squadra... Ma è stato qui anche lunedì scorso e ha detto la stessa cosa, Patrizia. Però non si pensava che si potesse arrivare a questo punto sabato con questo KO. Che non la riconosco. Ecco, è il direttore sportivo che sceglie l'allenatore. Qui è successo il contrario, che fondamentalmente il direttore sportivo arriva con un allenatore che già c'è e che probabilmente avrà delle indicazioni per quanto riguarda il modulo di gioco, i giocatori da prendere. Comunque sentiamo Meluso, che è andato spontaneamente in sala stampa per dire la sua. Ho
visto che sul banco degli imputati da parte della gente insomma, è salito Cappellacci, ma mi ci metto prima io di Cappellacci, sono venuto per questo. Ma oggi, no, oggi cambia poco rispetto a quelle che erano le nostre strategie. Io ho già detto che... avevo già detto prima di questa partita che se capitava di fare un intervento sul mercato l'avremmo fatto. Però là... Ma guarda, visto, oggi se vuoi sparare sulla Croce Rossa fallo pure, però insomma è chiaro che questa è una squadra che ha qualche difficoltà, ma secondo me è di altro ordine, non so, cioè, la Lupa Roma non è una squadra di primissima fascia sotto il profilo delle, no, delle individualità. Probabilmente insomma, noi abbiamo avuto qualche problema anche perché la squadra ha giocato in paura, mi è sembrata un po'... Però ho il dovere di dire come stanno le cose, io non voglio sembrare quello bravino che stava prendendo con gli altri e con me no, anzi, ho già avuto modo di dire e purtroppo sono scelte state tutte le scelte condivise, ma sono in particolar modo le mie e quindi sono qui per difendere queste scelte anche se oggi è difficile farlo, perché di fronte a una, purtroppo a una prestazione non brillante, è una prestazione che ha avuto qualche defiance, è chiaro che... non è semplice difendersi, però volevo solo appunto ribadire un concetto che ci sono le maggiori responsabilità sono mie, me le prendo e dobbiamo continuare ad andare avanti, anche se sono pronto a qualsiasi cosa, perché non voglio stare magari qua se ci dovesse essere un problema, se dovesse comunque continuare un certo andamento, magari bisogna anche fare qualcosa. Io sono a disposizione, perché ovviamente sono una persona di calcio, so come che delle volte bisogna dare una scossa, però insomma, adesso sto facendo un discorso, diciamo, sto anticipando un po', eventualmente mi auguro che ci sia un cambiamento di tendenza e che si possa trovare una quadratura, perché ripeto non penso che questo sia il vero Cosenza, insomma non penso che questa sia la squadra che avevamo in mente, non penso che questa sia la squadra che perché insomma è questo non li giustifica, ma è in paura, insomma questo è evidente che insomma abbiamo fatto poco e quel poco che abbiamo fatto oggi e quel poco che abbiamo fatto purtroppo non è bastato, quindi ci vuole qualcosa di più. Ma alla luce della tua esperienza, come se ne esce da una situazione del genere? Cioè basta semplicemente che la curva chiami i ragazzi e faccia una ramanzina per aver fatto capire che bisogna cambiare, o tu sei un uomo di calcio, dacci qualche indicazione di come si esce da questa situazione, perché adesso si gioca tra 3 giorni a Caserta, poi abbiamo il derby. Ci siamo incartati ed è una cosa che già avevamo previsto. Ci siamo incartati, non vorrei che passasse il messaggio che se non abbiamo fatto bene è colpa di una situazione ambientale, questo no. Però insomma in queste situazioni bisogna tirar fuori orgoglio e determinazione, è l'unica ricetta che conoscono. Beh, da dove iniziamo? Dal fatto che ha detto che la Lupa Roma non è una squadra di primissima fascia, quindi insomma ha detto se più, non li fai con la Lupa Roma, ancora punti, di più ha sminuito, cara Patrizia, ancora di più ha sminuito quella che è stata la prestazione praticamente dei suoi ragazzi. Lui si è messo in discussione, ma pure Cappellacci, sono stati onesti tutti e due, perché Cappellacci ha detto dal punto di vista tecnico-tattico il responsabile sono sì, io. Sì, però lui aspetta, c'è lui un passaggio detto, in più, se il problema sono io sono... Rimetto il mio mandato. Io questo non penso che Cappellacci... Passaggio... Però qui c'è un ping pong, allora, voglio c'è dire, il no? passaggio importante è... oneste, ma c'è un allora, ping Mauro pong. Ha detto 3-4 cose che secondo me bisogna attenzionare. Sì. La prima, condivisione vuol dire giocare al 50% quella che è la scelta di una cosa. Sì. O io propongo, tu dici di sì. Ed è tra lui e Cappellacci, perché io non penso che il presidente abbia scelto sì, i giocatori. Sì, avrà dato condivisione. Ecco. Ed è condivisione. La seconda cosa, il fatto che la Lupa Roma non è di alto spessore tecnico, però subito dopo parte con timore. Se io ho timore di una Lupa Roma, non oso pensare cosa succede davanti a un Miccoli, davanti a un Catanzaro, davanti a una Salernitana, che è stata la prima partita.
Cioè, voglio dire, se io ho il timore, io giocatore, poi perché ho questo timore? Ah, di solito i timori da cosa scaturiscono? Dall'ambiente. L'ambiente fa molta pressione, la tifoseria, penso che Adriano può essere più esaustivo di me, la tifoseria ti fa pressione, tu giocatori ti impaurisci perché hai di fronte, perché hai di fronte una tifoseria avversa, in questo caso la tifoseria del Cosenza, non mi è sembrata, perché escluso gli ultimi 5 minuti, bravo, la tifoseria del Cosenza ha sempre incitato il Cosenza, ancor di più dopo il rigore di Mociaro. Di Mociaro c'è stata una fortissima reazione, e vorrei dire una cosa. Addirittura noi ci siamo esaltati su un calcio d'angolo assegnato al Cosenza. Cioè noi ci esaltavamo su un calcio d'angolo assegnato. Quindi mischia. Che cosa vuol dire? Tu il timore da dove si scaturisce? Ha parlato di paura, siamo in paura. Siamo impauriti. Siamo in paura. Allora, il discorso qual è? Poi ci fanno le domande, come ha fatto Giuseppe Milicchio la domanda, alla quale loro non sanno dare una risposta. Ecco perché ritorno al mio discorso. Abbiamo il malato. Non abbiamo una diagnosi, non abbiamo una cura. Allora, cioè in questo momento... però in questo caso, non sapendo la causa di questa malattia, allora diciamo una cosa, il mondo del calcio è così, non è che lo dico io, lo inventiamo. Una scossa va data, a prescindere di chi possa essere la colpa. Sbaglio, Adriano, in genere. Quando ci sono situazioni del genere, ecco, in genere, lo sappiamo che poi, anche se non dovesse essere colpa di Cappellacci, però... oggettivamente in questi casi a pagare sempre l'allenatore, non se ne possono andare 22 della rosa, o comunque se vuoi cambiare qualcuno in squadra devi necessariamente aspettare gennaio, certo. Quanto influisce proprio da giocatore poi questo cambio di rotta con l'allenatore? No, ma poi da giocatore è chiaro che tendi, l'unica soluzione è il campo, non c'è altra strada. Ecco, io non credo che ci sia un gruppo contro l'allenatore, non penso però sia, se non segue la squadra non detta anche dell'allenatore, credo che ci sia un minimo di sfiducia, non so da cosa scaturito, perché comunque ripeto le due prime giornate hanno dimostrato comunque un Cosenza che, come giustamente avete sottolineato voi, in casa è vero, cioè Cosenza è una piazza che ti mette le pressioni, ma le piazze importanti sono queste, quindi chi viene a giocare a Cosenza sa a cosa va incontro. E d'altra parte c'è l'esaltazione, quindi come un calcio d'angolo Cosenza è sempre stata una piazza che nel momento in cui vede la squadra che prova a reagire ti aiuta. Vero. Quindi da questo punto di vista le prime due partite sono state molto incoraggianti, perché magari tu a cospetto di una Salernitana più attrezzata e di un Foggia diciamo un po' più in palla, comunque hai dimostrato coraggio e determinazione. A Barletta e con la Lupa Roma, che sono squadre più alla portata diciamo, c'è stato un attimino di confusione, esatto. Io credo che la soluzione migliore sia il campo. Io penso che già mercoledì questa squadra possa dimostrare di levare questi dubbi sull'allenatore, quindi magari tirar fuori una prestazione di carattere e dar del filo da torcere alla Casertana, e poi presentarsi al derby con un'iniezione di fiducia, perché il calcio oggi magari vede il Cosenza in difficoltà, poi due partite in quattro giorni possono anche risollevare un po'. Allora, Cesare scrive, se Gualascio fosse convinto che il budget era sufficiente, avrebbe dovuto mandare a casa subito Meluso e Cappellacci. Nel senso, dice, se io ho speso una buona cifra, lo sbaglio è stato di Meluso e Cappellacci. Se invece questi sapevano che i soldi sul piatto erano non dignitosi per la categoria, avrebbero dovuto dirlo in primis. Sicuro. Mentre invece, pur di avere il loro contratto, se ne sono fregati. Quello che è sicuro è che Cappellacci non è comunque in grado di mettere in campo una squadra via subito. Poi Federico, io voglio dire un'altra cosa, sappiamo tutti che dobbiamo salvarci e la squadra è senza anima e cuore. Io farei una chiamata a Toscano è occupato, è a Novara. L'organico non è male, con un allenatore di livello possiamo far bene. Mi preme sottolineare come nessun giocatore è andato a prendere mi riferiva insomma a questi giocatori che vanno sotto la curva, i giocatori avversari che vanno sotto la curva a esultare dopo il gol. Poi Orso ci scrive, allora la percentuale di Guarascio è vicina all'80% per quanto riguarda questo debacle iniziale del Cosenza, motivo, i soldi si spendono, sembra abbia le lame in tasca, poi Meluso percentuale 10%, non è semplicemente all'altezza. Cappellacci percentuale 8%, non si tira sangue da una, da una rapa. Da una rapa, perfetto. Ok, poi il giocatore Mosciaro sotto la curva si è preso responsabilità non sue, gli altri non sono semplicemente all'altezza del campionato, percentuale 2%, soluzione disertare il San Vito. Poi Pino
colpe di Cappellacci, una squadra che ancora oggi non ha un gioco. Poi Umberto, Cappellacci e Meluso, perché l'incarico di scegliere i giocatori adatti per una stagione calcistica lo ha lui ed evidentemente ha sbagliato nel suo operato, notando molta mediocrità in campo. Cappellacci perché non dà un gioco a questa squadra. Mi ricordo che devo fermarci, c'è la pubblicità. Passiamo naturalmente alla lettura di qualche messaggio. A scriverci Francesco: Guarascio in primis non doveva confermare e fargli un biennale a Cappellacci. Nel calcio un mercato, prendere calciatori con più esperienza per la categoria. Cappellacci via subito, se un signore si deve dimettere, a me non mi è piaciuto come fa a giocare la squadra. È normale che comunque in questa situazione si fanno dei voli pindarici, perché comunque ci sono due partite importanti, mercoledì a Caserta, domenica contro il Catanzaro. È normale che si facciano anche delle ipotesi. C'è chi paventava delle ipotesi low cost se dovesse essere esonerato Cappellacci o eventualmente dimissioni. Quando c'è un contratto biennale a lui e a tutto lo staff, beh, però si sono fatti nomi eventualmente di Patania, adesso il direttore del settore giovanile, come quello di Stefano De Angelis, come quello dell'ex allenatore del Cosenza Gianluca Gagliardi. Tutte soluzioni low cost, perché ripeto, se si dovesse parlare di esonero ci sono bei soldini, non so poi eventualmente la stampa quando Cappellacci, io insomma con lui ho un buon rapporto, parliamo di cifre importanti esatto, per due come anni, la maggior parte dei colleghi, per cui l'ho visto un po' come dire come un pugile suonato, perché nemmeno lui forse si secondo aspettava te uno che potrebbe quella rimettersi. Non prestazione, gli ho chiesto dico delle dimissioni sì, appunto, ma anche a mo' di provocazione per stimolarlo, per cercare, e lui ha risposto che non cambierebbe nulla, cioè se lui dovesse dare la dimissione. Questo non lo possiamo dire. Questo è importante, perché non cambierebbe nulla, vuol dire che praticamente la squadra è quella che la conduzione tecnica è sufficiente. Allora siamo che nella situazione che lui è convinto di quello che sta dicendo da tempo, che la squadra è questa e che più di questa non può dare, non può fare, punto e a capo. E allora ci vuole o la rinforzi e la rivolti come un calzino, come ha fatto Massimo Pietro Lo Monaco a Messina lo scorso anno a gennaio a dicembre, e quindi è venuto un Messina questo nuova, fornito, certo, se hai un banco mattintato, allora, è normale che l'hai riportato questo... con rischi seriamente. Allora, due parole, se no, le vogliamo spendere su qualche giocatore che non abbiamo potuto apprezzare o ammirare, o magari ci poteva anche deludere, però come per esempio Fornito, annunciato in Pobba Magna, un giocatore che ha fatto tra virgolette bene perché è un giovane, esordito anche in io non Coppa. Lo conosco perché l'ho visto solo pochissime volte che era partito, però non l'abbiamo visto però in partita non l'abbiamo visto mai. Allora non abbiamo, cioè è una squadra così scarsa. Questa domanda te l'ho già posta, io rivolgo la domanda a chi di competenza, ma possibile che questa squadra è assolutamente tedeschi non l'abbiamo non lo neanche no dico ma possibile che questa squadra è così schiappa, cioè anche come direttore tecnico, no, dico io, siccome Mauro Meluso non è che viene dalla Serie D, senza nulla togliere alla Serie D, ci mancherebbe altro. Allora dico io, quando tu fai una scelta di giocatori, puoi sbagliarne due. Tiriamo tre, però voglio dire, su non puoi sbagliare 8/11, mi rifiuto di pensare, vuol dire che veramente hai fatto una valutazione tecnica completamente sballata, cioè vuol dire che proprio tu hai preso diversi giocatori che o non sono stati particolarmente attenzionati tra osservatori e persone che hanno dovuto comunque fare delle relazioni, perché se Mauro ha puntato su alcuni giocatori evidentemente ci sono due opzioni, o vai, bussi e chiedi, oppure dall'altra parte ti propongono. Allora bisogna vedere in che misura Mauro ha chiesto e in che misura è stato proposto il giocatore. Questo è il gioco delle parti. Massimo, una cosa della quale siamo venuti a conoscenza, che Meluso, qui poi la stessa domanda l'ho rivolta a lui, ha avuto, te lo posso garantire carta perché bianca. Me lo hanno, esatto, oltre ad avere carta bianca, ma ha avuto difficoltà sul mercato a Milano. Queste difficoltà da dove siano arrivate non lo so, me lo hanno riferito i colleghi del Corriere dello Sport. Difficoltà di natura tecnica, di natura tecnica, tattica, economica, ha avuto difficoltà.
ha avuto difficoltà. Sì, vabbè, però ti voglio quindi, dire, quando evidentemente tu però vai è riuscito a portare a casa quello che in questo momento hai Franco, in possesso. Franco, ci sono state io ho capito, un ho mercato, capito. Non è che tu vai sì, a prendere sì, di no, Tillo no. E te lo danno subito. Allora, e dopo 10 minuti, di le spalle, arriva Adriano Fiore e becca di Tillo al posto tuo. Ti voglio domandare, la mia domanda Franco, era più precisa, Franco. Il problema è, tu Mauro Meluso sei andato a Milano. C'è Adriano Fiore, è Mauro Meluso che ha chiesto di Adriano Fiore, o è venuto il procuratore, l'osservatore che ha detto guarda, sì, c'è Adriano Fiore. Anche perché ci sono 400-500 giocatori a spasso, intanto ti faccio passare la tosse, 400-500 giocatori a spasso che sono rimasti fuori dalla C2 e quindi non hanno trovato spazio, caro Massimo Mitidieri, quindi potevi, e qui devo dare ragione all'avvocato Quaglio, potevi fare con calma la squadra, poi arrivare ai nastri di partenza, perché nel momento in cui vai a chiedere un giocatore ti chiedono X, se aspetti un po' di tempo le quotazioni si abbassano e potevi scegliere quel giocatore sul quale tu puntavi, che inizialmente magari l'offerta era molto alta, quindi a questo punto voglio dire il tempo comunque c'era, perché i giocatori ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti ancora. È chiaro che non vai a prendere adesso lo svincolato, perché come dice il DS Meluso, deve cominciare da capo, ti vengono a dire che hanno fatto la preparazione da solo, tipo tedeschi, se fai la preparazione da solo, caro Adriano, significa che non l'hai fatta proprio, non l'hai svolta la preparazione. E questo che significa? Significa che tu comunque, obtorto collo, devi aspettare il mese di gennaio-dicembre per cercare di puntellare questa squadra. Ci auguriamo, non facciamo veramente, non vediamo tutto nero in questo momento, ma cerchiamo di vedere, ecco, quello che vorrei dire un pure io, non vorrei guardare in positivo la partita di Caserta. Diamogli a Cappellacci ancora una chance, non buttiamolo. No, non mi pare, mercoledì sicuramente mercoledì è... io credo che potremmo dargli ancora una chance, io credo che anche l'aspetto psicologico dei ragazzi a questo punto, secondo me, se Meluso dice che sono impauriti, cioè lui sì, e Meluso devono cercare di dare un'iniezione di fiducia. Questo sì, però io credo pure che forse poniamoci anche una domanda, si sentono all'altezza di questo campionato? O no? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre, ecco perché vedere insomma nel proseguo quello che può succedere, perché Cappellacci comunque da quello che ho visto, anche dalle dichiarazioni, penso che rimanga sulla sua linea, sì, e anche sull'aspetto tecnico, ma poi, se no? Se anche quello non possiamo della discesa in campo degli atleti. Sì, perciò sì, vedremo quello che succede. Io non mi azzardo, anche perché non sono competente, sono solamente un amatore, uno no, che comunque sta lì sul territorio. Ma che può essere buon testimone tutti quanti, è chiaro che noi ci aspettiamo. Potrebbe essere anche... Che già a Caserta possa essere voltata pagina. Può essere... Ma se così non dovesse essere, è chiaro che... O no, Adriano, potrebbe essere anche l'aspetto psicologico che frena i ragazzi. Magari anche un momento di ambientamento, quello del momento che stanno in campo. Ma insomma, questo ambientamento solo a Cosenza, sì, il problema. Ci sono anche delle piazze. Io purtroppo non posso essere... Non posso essere del tutto d'accordo, proprio perché ci sono le prime due giornate che dimostrano il contrario, quindi 2-0 in casa con un pubblico esigente come il Cosenza, tra l'altro anche con una cornice di pubblico buona, cioè, la squadra ha reagito, ecco perché non posso essere... Però è chiaro che adesso c'è da mettersi con la testa bassa. Io sono fiducioso. E correre più di prima. Caserta può essere una svolta, ripeto, perché... Per fortuna c'è questa partita che può essere positiva per il Cosenza. Allora, per Eleonora, il colpevole è Cappellacci, non fa un cambio di formazione valido, se schieri sempre gli stessi e di risultato è sempre deludente, qualcosa non va. Vorrei vedere una partita intera con dentro Tedeschi, Fornito e Tortolano, chissà, sono loro tre la svolta. Poi Michele Guarascio, secondo lui è il colpevole, presidente a convenienza, ditelo che questo personaggio è venuto a Cosenza per la spazzatura. Poi Andrea, la colpa è da attribuire al presidente Guarascio perché di calcio non ne capisce, quindi poi Natale, in dubbio che hanno responsabilità tutti, ma per me il maggiore male è rappresentato dal mister. Poi G1, Cappellacci non ha grinta e la giusta rabbia cosentina da trasmettere ai nostri lupi. Poi Michele, indignato da tutti, credo che il mister debba dimettersi, è lui che manda i giocatori in campo, poi le responsabilità sono di tutti. Quello che mi spaventa un po' è quello che ha detto il mister, il fatto che ci vuole del tempo, mi chiedo quanto ha tempo, fino alla perché settima, intanto perdi partite e perdi punti. Ha parlato, dice, fino alla settima, ottava giornata di campionato. Però queste due partite sono importantissime, sia Caserta dopodomani in notturna alle 20:45, mi pare che si giochi mercoledì, sì, e poi l'altra col Catanzaro. Io non vorrei che la squadra imbarcasse altri 2-3 gol a Caserta, perché a quel punto significa col Catanzaro forse è meglio presentare, voglio dire, la formazione minore. Come ti presenti, voglio dire, se dovessi prendere 3 gol a Caserta
avresti il morale sotto i tacchi, saresti ultimo in classifica, una squadra praticamente allo sbando. Non ci voglio pensare, io in questo momento vorrei pensare un attimino in positivo e sperare che i ragazzi si diano tutti una regolata, così come hanno promesso alla curva, e che possano quantomeno, come dire, fornire una prestazione degna di questo nome. Poi si vedrà, insomma, perché quando fornisci di solito delle buone prestazioni, il risultato, caro Adriano, tu me lo insegni, insomma, arriva sempre, un paio, certo, una vittoria può arrivare, insomma. Certo, parlare, abbiamo ampiamente parlato di quanto è importante. In questo momento siamo, diciamo, sotto le macerie, bisogna solamente rialzarsi. Se avranno la forza, Cappellacci, Meluccio, il presidente e la squadra tutta, di rialzarsi, tanto di guadagnato, altrimenti bisogna cambiare, Patrizia, non c'è alternativa. Allora, intanto vogliamo ricordare un appuntamento, Amedeo, allora, aspetta che me lo devo ricordare perché è caduto il foglio, facciamo tutto quanto in diretta. Allora, presidente della Lega Calcio Amatori Cosenza e coordinatore provinciale WISP Lega Calcio. Che cosa ci sarà? Intanto ti volevo mandare i saluti da parte della presidente del comitato di Cosenza, Maria Gresia, che bene, ti saluta e grazie, ti ringrazia anche per la tua, aver accettato l'invito di sabato sera praticamente a presenziare all'apertura, diciamo, della stagione, insomma, un po' del calcio Whisper, coordinata dalla Lega Calcio Amatori Cosenza. E grazie. Raccontaci anche per... intanto che cos'è. Diciamo è l'apertura, è l'apertura della stagione diciamo, dei lavori della WISP, no? La WISP è ente di promozione sportiva, e la Lega Calcio organizza per conto della Lega Calcio Amatori organizza per conto della WISP questi campionati di calcio a 5 maschile e femminile. Quest'anno c'è anche un nuovo progetto pilota, partiamo con il calcio giovanile, categorie 2006-2007, 2008-2009-2010, dove ci sarà anche la neonata Bergamini che porta il nome di Denis Bergamini. E a proposito, tu ieri sei andato perché... Sì, come ente di promozione sportiva mi sembrava, io ho sentito proprio la voglia di andare, sono stato lì insieme ai ragazzi, ho portato anche il settore arbitrale, c'è stato questa piccola dimostrazione calcistica, sì, dalla lapide, è stato veramente un momento molto bello, io ringrazio Donata. Che sabato era anche allo stadio, Donata Bergamini. E niente, c'è anche la Bergamini che si è affiliata con la WISP quest'anno, valori da trasmettere e da diffondere su tutto il nostro territorio, io me ne faccio portavoce, e apriamo la nostra stagione con questo stage, questa Coppa Amatori riservata sia al calcio maschile che al calcio femminile. Ci saranno anche le vincitrici del calcio provinciale come la San Pietro in Guarano. Poi anche la Bergamini è arrivata seconda con il calcio femminile alle regionali l'anno scorso. Grande soddisfazione. Ti ringrazio per aver accettato, anche perché abbiamo scelto te, simbolo della cosentinità e dello sport qui a Cosenza. Grazie, troppo gentile. E questo per noi è un onore averti con noi. Vogliamo sabato. Ricordare l'appuntamento per chi sabato volesse 27, venire? Ecco. Vi aspetto presso Villaggio Europa, presso la struttura del Gypsy Club. Vi aspettiamo per coniugare sport e aggregazione. Ringrazio anche, se permetti, in questi tempi, degli amici che ci hanno dato una mano, il dottor Greco e i fratelli Iorio, Massimo Bilotto, che sono stati insieme a noi per collaborare e contribuire praticamente alla riuscita, anche Francesco Magnelli, no? Perché poi con tante persone allora, che ci abbiamo quando si tratta di salutare le collaborazioni, gli amici, poi si dimentica sempre qualcuno, per questo collaborazione, aiuti, perché in queste cose mi rendo conto, sì, che è veramente difficile, perché lo facciamo veramente per essere presenti, sì, con passione, con amore e passione per trasmettere valori, soprattutto noi, il nostro slogan è quello, non campioni sul campo ma campioni nella vita, la formazione personale, infatti con i bambini il progetto pilota quest'anno è proprio quello, far crescere i nostri ragazzi in maniera sana. Belli, complimenti. Allora andiamo a dare uno sguardo alla Serie D, così parliamo anche con Adriano del Rende che ha vinto, anzi stravinto. Allora, Agropoli Sorrento 3-1, il Montalto che perde in casa per 3-1, Giugliese Batti Pagliese 1-1, Interreggio 1, Torrecuso 3, Leon Fortese, Acragas 2-1, Marcianise 1, Neapolis 2, Orlandina Noto 0-0, Rende Rocella 3-0,
Tiger si dice, è vero? Ecco, Tiger, Tiger, Frattese 2-2. Allora, Adriano, intanto lì vedo dai risultati l'unica calabrese che ha vinto, se non mi sbaglio, proprio il Rende. Sì, casualmente ieri solo una vittoria per la Calabria, però siamo contenti perché ci tenevamo a riscattare il KO di Sorrento e soprattutto a fare la prima vittoria. È importante a inizio campionato partire sempre con il piede giusto, quindi ieri abbiamo affrontato la partita con grandissima determinazione, anche gli episodi ieri siamo stati fortunati, ecco, perché loro hanno preso una traversa sull'1-0 e poi un infortunio del portiere avversario ci ha permesso di chiudere la partita, quindi. Però abbiamo fatto un'ottima gara. E il campionato è sempre difficile, quello di Serie D, perché ci sono sempre squadre imprevedibili. Infatti ieri anche la sconfitta dell'Ajax, che ha perso anche il Montalto. Sì, infatti è un po' a sorpresa, sì, perché loro venivano pure due risultati positivi e invece sono incappati in una giornata storta, e anche la sconfitta dell'Acra, che è inaspettata contro la neopromossa, quindi il campionato di Serie D è ancora indecifrabile, sono le prime giornate, quindi è chiaro che far punti adesso per squadre come noi che puntiamo alla salvezza, i punti adesso sono importanti. Massimo, cosa ne pensi di questo campionato? Soffermiamoci su Rende e su Montalto. Confermo quello che ha detto Adriano, il campionato di Serie D è assolutamente imprevedibile, ci sono sempre quelle due formazioni che ti ritrovi lì nella zona alta della classifica e non te l'aspetti. L'altro valore importante è che quest'anno la Serie D assume un'importanza determinante, mentre lo scorso anno tu, vincendo il campionato di Serie D, te ne andavi in Lega Pro seconda divisione, quest'anno ti trovi praticamente in una botta, ti trovi alle soglie della Serie B disputando la Lega Pro unica. Vien da sé che ci sono alcune piazze tipo Akragas, che già ha tentato l'anno scorso ma non riuscendovi perché si è trovata davanti il Savoia, ma quest'anno ci riprova investendo economicamente, e io dico in modo spropositato ed esagerato, in relazione a un campionato che poi è un campionato di dilettanti. Quindi alla fine, quando noi sentiamo delle cifre che sono a mio parere assolutamente esagerati, ti viene anche il dubbio che a un certo punto vuol dire che non riesci, ma questa è stata la stessa azione contro la Lupa Roma. Cioè, pensavo fosse il Cosenza invece la Lupa Roma. Nella sfortuna, diciamo, del Cosenza noi abbiamo avuto la fortuna. Per infortunio intendevi questo? Sì, infortunio. No, io pensavo una questione fisica. No. Quindi ti ho capito. No, pensavo fosse la fotocopia del gol. Nella fotocopia, infatti. E quindi ti dicevo, Patrizia, ci sono alcune compagini che puntano molto sulla vittoria della Serie D. Viene da sé che si possono trovare degli sbilanciamenti con le solite situazioni a dicembre, dove alcune squadre cedono di schianto, e quindi fanno bene, come ha detto Adriano, cercare di incamerare quei punti necessari per trovarti una salvezza tranquilla, per poi vedere un po' come va il campionato. Franco. Sì, io sono concordo con quello che hanno detto sia Adriano Fiore che Massimo. È un campionato particolare quello della Serie D, sappiamo tutti che l'Akragas è partita con i favori del pronostico, anche se ieri poi è incappato questa sconfitta con la Leon Fortese. Comunque ci sono 2, 3, 4 squadre, voglio dire che penso che Adriano sarà d'accordo con me, che cercheranno di stare alla ruota dell'Akragas, anche se alla fine poi avendo costruito e robustito una squadra rispetto a quella che era di Pinorigo, la fida da Pinorigo lo scorso anno, sarà difficile. Poi io penso che l'Akragas alla fine, insomma, dovrebbe farcela, anche se potrebbe esserci, come dire, l'outsider che potrebbe poi dar fastidio appunto alla squadra di Agrigento. Detto questo, per quanto riguarda le calabresi, mi pare che siano partite tutte con un unico obiettivo, che è quello della salvezza. Montalto stesso, che insomma dopo due risultati positivi ieri inopinatamente ha perso in casa per 3-1, non aveva attaccanti, mancava Coris eccetera, e quindi anche loro sono incappati in una giornata negativa. Penso anche al Roccella, che ha perso ieri al Rende, insomma l'obiettivo l'Interreggio stesso, sì. L'obiettivo è quello della salvezza, e quindi un in bocca al lupo alle calabresi perché possono far bene appunto in questo campionato di Serie D.
Allora, leggo qualche altro messaggio perché oggi veramente ci avete inondato di messaggi. Benedetto, secondo Benedetto il colpevole è Cappellacci, è il secondo anno di fila a Cosenza ma non è stato mai capace di dare un gioco decente alla squadra. Nessuno schema, mai una discesa sulla fascia, zero cambi in corsa, incapace di gestire e tenere in mano lo spogliatoio. Solo e sempre una fitta rete di passaggi stucchevoli ed inconcludenti. Via subito. Poi Giuseppe. Anche se è difficile, lasciamo perdere tutti i lati tecnici, tattici e i limiti dell'allenatore, ma non ci siamo resi conto che la cosa più brutta che ha fatto è quello di non venire sotto la curva a difendere la sua squadra. Ecco quello che dicevamo prima, sì, non andava alle vittorie, ma quando si vince non c'è bisogno di confrontarsi e di interagire con le persone. Ecco, è a difendere la sua squadra e i suoi ragazzi che erano con le lacrime agli occhi. La curva lo ha chiamato ben 4 volte, ma lui non è venuto, ma è stato in panchina a fumare le sigarette. Caro Cappellacci, non è così che ci si comporta, soprattutto con una curva che ti ha dedicato più e più cori positivi. Dovevi prenderti le tue responsabilità e venirci a dire, raga, questi siamo, io ero in dialetto, l'ho tradotto, pure dovevi venire comunque sotto la curva. Da oggi per me sei un uomo piccolo piccolo, mi dispiace veramente tanto perché fino alla scorsa settimana criticavo il tuo lavoro da allenatore, ma adesso non ti rispetto come persona. Poi Massimiliano, solo una cosa vorrei sapere, perché ogni anno smantelliamo la squadra complicandoci la vita? In effetti la squadra dell'anno scorso è stata smantellata, perché poi in difesa, poi fondamentalmente, che è un po' un colabrodo, quello che poi realmente ha detto anche Cappellacci, si sente la mancanza di Guidi, ma è una scelta, Guidi se n'è andato per problemi economici, per situazioni economiche, però Blondetta è stato voluto da Cappellacci, la conferma che quest'anno non sta facendo un grande campionato, o sbaglio? È arrivato Magli, è arrivato questo tedesco che non conosciamo. La cosa che mi lascia un po' così, lascia pensare che Cappellacci è uno che la fase difensiva, almeno l'anno scorso, anche a Teramo la faceva molto bene, per cui il fatto che il Cosenza abbia già incassato 8 gol dopo pochissime giornate la dice lunga sul centrocampo che non protegge, sugli attaccanti che fanno poco pressing. Quindi a me è piaciuto, è vero che, scusami che finisco il concetto, è vero che poi si attribuisce tutto, diciamo, la responsabilità alla difesa, però bisogna parlare della squadra in sé, certo. Se non inizi a fare pressing con gli attaccanti, con gli esterni, e il centrocampo non fa filtro, è chiaro che ti ritrovi, non sono dei grandi calciatori nostri. Blondetta non sta attraversando un periodo di forma smagliante, lo abbiamo visto, fatica, siamo spesso e volentieri sulle gambe perché arriviamo sempre, come dicevo nel mio primo intervento, sia sulle prime che sulle seconde palle siamo sempre in ritardo e quindi gli avversari ci anticipano sempre per via anche di una preparazione diversa che magari darà i suoi frutti più in là. Fatto sta che insomma siamo una difesa colabrodo, questo dicono i numeri, insomma, al di là poi dell'erroraccio del portiere, che un ragazzo di 18-19 anni ha tradito l'emozione, quindi si è trovato così buttato nella mischia per la squalifica di Lavaglia e quindi insomma poi di fronte al pubblico amico. Massimo, cosa volevi dire? Che mi è venuto in mente in relazione a un'affermazione che c'è stata prima, l'intervista che rilasciò Gigi Simoni, portiere del Cosenza, che rilasciò a Cosenza Channel, che ho avuto modo di rivedere non più tardi di 2 giorni fa. A precisa domanda, secondo te a Cosenza qual è stato il migliore allenatore che hai avuto? Citò un altro allenatore, io pensavo fosse Gianni Di Marzio, ha detto invece Gianni Di Marzio era capace di farci vincere le partite negli spogliatoi, cioè ci dava una carica, una tale carica agonistica, una tale preparazione che potevamo anche essere deficitari sotto alcuni aspetti tecnicamente, ma veramente noi davamo l'anima in corpo. Il problema qual è? Che perché sono stato postato anche di alcuni messaggi personalmente dove hanno notato che all'inizio del secondo tempo Cappellacci sembra sia salito 5 minuti prima che i giocatori entrassero in campo. Sono dei segnali. Perché al secondo gol si è seduto in panchina. Secondo non l'ha me mai sono fatto dei piccoli segnali che però, attenzione, non devono essere da parte dell'opinione pubblica o degli spettatori una sorta di de profundis nei confronti di Cappellacci, è semplicemente cercare di sollecitare, far sì che le cose devono cambiare. Guarda, siamo in chiusura, però posso dire una cosa, non la difesa di Cappellacci, perché insomma, devo dire la verità, dopo queste 4 prestazioni non mi va, penso che non è piaciuto a nessuno, né la squadra né l'allenatore, però come un allenatore di polso, di carattere,
forse manca anche un giocatore alla De Paola, per intenderci, forse manca il leader, manca il leader in campo, manca il leader, manca anche il leader, manca il Giovannelli della situazione, a parte che, ma certo, Manolo Moscero da Cosentino, ma non ha neanche giocato le prime partite da titolare, però manca il leader in campo. Patrizia, mercoledì hanno una grande possibilità i giocatori. Io posso anche, guarda, a me quello che mi interessa, 10 secondi perché siamo in chiusura, posso anche passare sotto l'aspetto tecnico-tattico, certo, ma se veramente hai gli attributi, non mi interessa, guarda, puoi anche perdere, perché a volte si può anche perdere con merito o demerito, però la consapevolezza è che il giocatore ha dato tutto in quel momento. Spero. Franco, ci vediamo lunedì prossimo. Grazie a Massimo Mitidieri, grazie ad Adriano Fiore, grazie a Amedeo Di Tillo, grazie a Massimo Fino, Rodolfo Maiocchi, Enzo Lonetti e Katia Paese in cabina di regia, Lina Luca Andrioli in messa in onda, grazie per averci seguito, ci vediamo la settimana prossima, arrivederci.